Ciao Francesco, Marco Zappala per City Zone. Prestazione deludente del Catania che apre questo 2024 in modo inadeguato, direi. È un peccato perché si passa da una chiusura importante, no? Al Vigorito di Benevento, dove è uscita fuori una bella partita vostra, a questa brutta sconfitta. Cosa vi è mancato? Ti dico la mia, non ho visto la stessa cattiveria agonistica, la stessa voglia di vincere i duelli con determinazione, soprattutto rispetto all'ultima gara. Poi giocate nel 2023, è un cortocircuito che fa male. Sì, Cosa vi è mancato invece? sicuramente fa male. Speravamo di iniziare il 2024 in modo diverso, sicuramente con un risultato positivo. Oggi è andata male, sotto alcuni punti di vista malissimo. Usciamo con 3 gol e questo non ce lo possiamo assolutamente permettere. Più che duelli, penso che siamo venuti a mancare proprio sotto l'aspetto mentale e tecnico. Abbiamo sbagliato tantissimo. Squadre importanti come il Crotone non ti perdonano niente. Infatti, nelle poche occasioni che abbiamo sbagliato a livello tecnico, ci hanno subito punito. Curiosità mia, a fine gara, il solito cerchio, se non ho visto male, non ho visto Mister Lucarelli, ho visto parlare te da capitano, perché non indossavi la fascia da capitano. Se possiamo sapere cosa hai detto, io lo faccio. Ma sì, mister non c'era. Ho detto quello che mi sentivo in quel momento, cioè che dobbiamo assolutamente farci un esame di coscienza tutti quanti. Stiamo sbagliando tantissimo dall'inizio dell'anno ad oggi. Dobbiamo fare assolutamente qualcosina in più tutti quanti, perché sì, è vero, sulla carta siamo dei giocatori importanti, ma a fatti non lo stiamo dimostrando e dobbiamo assolutamente invertire questa rotta. Ultima per quanto mi riguarda, c'è stato un cambio tecnico in panchina, no? Qualche mese addietro, prima mister Tavia, adesso mister Lucarelli, però a livello di risultati fondamentalmente non è cambiato nulla. Sentite oggi questa responsabilità voi calciatori, perché cambi modulo, cambi tecnico, non cambia la musica, probabilmente avete questa responsabilità voi calciatori, che poi alla fine siete voi che scendete in campo, Certo, nella noi vostra. siamo i primi responsabili di questi 6 mesi, assolutamente. Abbiamo tantissime colpe perché siamo noi che scendiamo in campo e, come detto prima, dobbiamo assolutamente fare qualcosa in più perché ad oggi non abbiamo dimostrato di essere all'altezza del Catania. Angelo Schutter, RSC, Ciccio, al di là di quello che poi non funziona in campo, è chiaro che questa altalena continua abbia dei motivi alla base. Come vi spiegate questa discontinuità nei risultati, nelle prove di carattere, nelle prestazioni? Non è una situazione facile affrontare, No, lo capisco, però. non è assolutamente una situazione facile. Dall'inizio dell'anno che alterniamo delle prestazioni importanti a delle prestazioni come quella di oggi, facciamo troppo alti e bassi e non va assolutamente bene. Ce lo siamo detti e ridetti e ridetti e ridetti tantissime volte, però sicuramente veniamo a mancare in qualcosa e non riesco a capire in cosa, però cerchiamo di lavorare per uscirne fuori. Va bene così, grazie. Francesco, sì, mi viene in mente adesso perché ci sono tanti nuovi giocatori che sono arrivati e ne arriveranno probabilmente altri. A livello di spogliatoio, a livello proprio di gruppo, c'è quell'amalgama che serve a una squadra che poi deve provare quantomeno a vincere. Ma sai, queste sono cose che vengono dette e ridette tantissime volte. Io penso che ognuno di noi è un professionista, è il proprio lavoro, bisogna dare sempre il 100% in tutto, al di là di una buona amalgama o no, quello che manca non è quello, perché anche se ti dicessi che siamo unitissimi e andiamo a mangiare tutte le sere insieme, è come se non ti dicessi niente, perché poi quel che conta è sempre il campo. Ad oggi non stiamo dimostrando di essere all'altezza e dobbiamo assolutamente assumerci ogni responsabilità e cercare di fare qualcosina in più perché così non va bene.